Terminata Napoli 1, un pareggio che non ci soddisfa, cioè ci soddisfa a livello generale perché comunque andare a Napoli e tornare con un punto non è da buttare via, sicuramente poi dato il pareggio della Juve, il pareggio della Lazio non è cambiato nulla, però tenete un po' il culo, uno perché vincendo tu potevi comunque rosicchiare i punti, due perché tu strameritavi di vincere oggi, tu hai fatto un secondo tempo clamoroso. Ti sei mangiato almeno tre gol grossi come una casa su tutti, credo quello di Tammy Abraham, non so per quale motivo, insomma, quella dovevi soltanto buttarla dentro. Non ho capito se l'ha presa con la nuca, se ha chiuso gli occhi, non so che cazzo è successo. L'altra è stata sicuramente l'occasione di Pellegrini, che forse pensava che tu dentro l'area c'hai il tempo di aggiustarti il pallone, come cazzo ti pare, non è così, tu devi andasse probabilmente lì di sinistro e quindi ha sbagliato valutazione. Altre occasioni sicuramente, e niente, è stata secondo me tre punti buttati al vento. Però analizziamo le cose positive sicuramente anche in questo caso la reazione, perché comunque in un primo tempo dove ti trovi sotto tu ti sei saputo riorganizzare capendo comunque che a centrocampo in questo momento non puoi fare a meno assolutamente di Mkhitaryan se vuoi avere uno straccio di fase offensiva, e così è stato, insomma, mettendo dentro è cambiata totalmente la gara e gli altri cambi anche hanno contribuito, perché comunque il Shaarawy, a parte il gol, comunque è chiaramente un attaccante, uno che sa attaccare bene lo spazio, sa creare superiorità e sa se ti capita una palla, lo abbiamo visto già nel primo tempo, insomma, la differenza con Zalewski è questa in questo momento, insomma, Zalewski molto bravo, chiaramente anche oggi no, una buonissima partita a saltare l'uomo, però poi quando si tratta nel primo tempo, l'abbiamo visto, insomma, di battere a rete, Zalewski non ha quella potenza di fuoco e quella precisione che invece ha Stefano Shaarawy. E per il resto, secondo me, l'arbitro Di Bello, che non nuovo, secondo me, ha nefandezze arbitrali. Oggi comunque l'ha determinata con delle scelte particolari, secondo me comunque almeno un rigore ci stava, o comunque vado a rivedere, o comunque vado a rivedere. E niente, per il resto comunque siamo contenti perché la Roma è viva, la Roma è una squadra che lotta, la Roma è una squadra in grado anche di avere lucidità nei momenti di difficoltà di reagire e di comunque continuare a portare risultati utili a casa. Non so se questo è il dodicesimo o il tredicesimo utile consecutivo, per cui sicuramente buono, dai, avanti così.